troppo sale. Emilio Borrelli, ma che ci fai dall'altro lato del cancello dell'isolotto di Viva? Faccio quello che dovrebbero fare coloro che avevano annunciato la riapertura, almeno parziale, dell'isolotto di Vivara, cioè passo. Faccio questa forzatura dopo anni in cui con l'amministrazione provinciale all'epoca noi riuscimmo a ottenere una riapertura momentanea dell'isolotto, invece adesso non è fruibile da parte dei cittadini, turisti, da parte di nessuno. Questa cosa non è accettabile, soprattutto se poi viene annunciata la riapertura. Se viene annunciata la riapertura io voglio entrare nell'isolotto e mi assumo ovviamente la responsabilità di quello che ho fatto. Ho scavalcato e sono venuto qui. Adesso, se vogliono mi denunciano, ma mi denunciassero soprattutto coloro che hanno annunciato la riapertura dell'isolotto e la possibilità per i cittadini di venire qui. Io sono preoccupato perché forse qualcuno non si rende conto dell'importanza di avere Vivara aperta. Vivara aperta significa avere un turismo di qualità, significa avere un turismo preparato e significa avere un turismo internazionale e mondiale. Non capire questo significa non guardare al futuro di quest'isola.